vergogna perché siamo usciti sui giornali. Non ho alcun tipo di... Successo di pubblico ed adesioni presso l'Hotel Sole di Capua per la presentazione del partito Caccia Ambiente in provincia di Caserta, dove ha partecipato, tra gli altri, il presidente nazionale Angelo Stango. Il partito politico si propone la realizzazione dei progetti dell'associazionismo venatorio italiano e lo sviluppo dei valori ambientali e rurali attorno ai quali ruota un indotto di circa 50.000 lavoratori. Ai nostri microfoni il presidente nazionale del partito Caccia Ambiente, Angelo Stango, ed il coordinatore nonché membro della segreteria nazionale, Antonio D'Angelo. Il partito politico Caccia Ambiente nasce sull'esigenza di far rivalutare i veri valori su cui si è fondata la nostra società, perché questi valori stanno per essere sopraffatti da una cultura basata sull'effimero, sulla precarietà, una cultura basata sul percepito, non sul reale, dove non mette al centro l'uomo. Invece noi vogliamo rivalutare che l'uomo deve essere al centro di tutte le attività, è basato sulla sussidiarietà, è basato sul rispetto reciproco, è basato sulla rivalutazione dei piccoli centri, della caccia, dell'agricoltura, dell'ambiente. Il partito Caccia Ambiente si pone come obiettivo la salvaguardia di tutto un intero indotto che c'è intorno al mondo venatorio e non, mi riferisco ai pescatori e quant'altro. Io credo che questa sia un'azione importante da interpretare, perché ormai è tempo, è il momento di riscattare le nostre economie del sud che è così tanto povero. Noi riteniamo, almeno tenteremo con tutte le nostre forze, che il mondo venatorio, unito al mondo agricolo, unito al mondo degli artigiani, dei commercianti, degli albergatori, possa rappresentare per il sud un volano economico importante. Noi questo ci teniamo a ribadire e lo faremo con tutte le nostre forze.